Eccoci qui, dovremmo essere live. Benvenuti, benvenuti dalla nuova location, dalla nuova dimora di me medesimo, di Francesco Balzano, Belinda, la mia compagna. Siamo qua sotto praticamente nella hall di queste due torri che sono praticamente un resort, in pratica degli appartamenti, dove qui sotto c'è, oltre ad esserci praticamente quello che vedete su dietro di me in basso, è la sala riunione del mio ufficio e la palestra, quella che vedete là sopra. Qua sotto c'è una piscina con una forma, come potete vedere. Questa zona qui è una zona un po' riparata dalla pioggia, quale ovviamente sta piovendo. Siamo, ricordo, ancora nel bel mezzo della stagione delle piogge, quindi qua a Singapore fa anche abbastanza freschetto. Adesso ci sono circa 24-25 gradi, infatti sono sì maniche corte, ma non si fa il bagnetto. E poi qua c'è la, tra l'altro guardate, vedete, hanno acceso la piscina è bella grande, e qua abbiamo una fantastica jacuzzi. E no, poi c'è tutta una zona bellina, insomma, di posti dove ci si può sedere, solo che questa è l'unica zona dove praticamente sono riparato dalla pioggia, e in pratica ho detto faccio questa live per salutarvi qua sotto, perché è l'unico posto, insomma, a parte casa, che sono un po' riparato. Casa ancora, siamo ancora nel bel mezzo del trasloco, quindi ieri abbiamo traslocato, sono venuti da praticamente a portarci insomma mobili, cose. Avevamo 20 scatole da più di un metro per un metro, quindi vi lascio immaginare. Poi ovviamente noi avevamo il nostro letto, eccetera. Questo appartamento che abbiamo preso qua sopra, tra l'altro siamo all'ultimo piano di questa, praticamente di questa torre, e abbiamo praticamente preso questo appartamento semi vuoto, quasi vuoto, insomma semi arredato, come si dice, e quindi abbiamo dovuto comprare un po' di robe e portarci tutto quello che avevamo preso poi in questo anno e mezzo che eravamo nell'altro appartamento. Questo è un appartamento, ricordo, sia dove ovviamente resideremo per almeno un anno, due anni di affitto, comunque vedremo un po' come ci si trova. E poi ho anche appunto affittato questa sala qua dove si verranno fatte un po' di riunioni, un po' di cose, sia con il mio team qua di Singapore, sia comunque con voi se venite il prossimo anno. Si suppone che aprano un pochettino e la situazione si risolva. E poi c'è sempre una stanza, una sistemazione abbastanza comoda, parliamo di quasi 100 metri quadri, e quindi c'è una saletta dove praticamente l'ho adibita, lo sto adibendo ad ufficio anche sopra dove viviamo. Quella dietro di me, l'ho già detto, è la palestra, ma adesso non, anche lì non me la sento di fare palestra, vediamo poi la prossima settimana. Comunque adesso ci hanno appena allacciato internet, quindi ragazzi si riprenderà, da lunedì si riprenderà. Chi non ha ancora ricevuto l'ingresso delle lezioni di Oriente Express riceverà appunto la prossima settimana le lezioni aggiuntive, e nel frattempo io comunque direi che con questa settimana qua sono finito come sia come trasloco che come comunque stanchezza, stressante. Ragazzi, non vi dico, io ho viaggiato tantissimo, ma traslochi non sono praticamente pratico. Muoversi anche nella stessa città, ma da un posto all'altro, con tutte le cose che comunque abbiamo, nonostante dove eravamo prima era una casa già arredata, vi lascio immaginare, è veramente un casino ed è comunque stancante, soprattutto adesso c'è Belinda che comunque sta finendo di sistemare tutto, abbiamo ancora tutto in soqquadro, insomma è una cosa che richiede comunque del tempo. Però dai, sono contento perché a parte che comunque mi piace molto la zona, soprattutto una zona di Singapore vicino all'aeroporto, una zona tra l'altro molto molto bella. Nella via dove viviamo, praticamente qua sotto, adesso piove, se no vi portavo anche a fare un giro volentieri nella via qui, praticamente è la via di Singapore dove ci sono più milionari, bilionari,
direi, di tutta l'isola. È una cosa incredibile. Per farvi idea, adesso a parte questo condominio c'è un altro resort qua di fianco, poi tutto il resto sono tutte villette di due piani più il piano sotterraneo, hanno delle cose, delle situazioni, hanno bunker, macchine assurde, è una roba allucinante, e sono tutte comunque in queste vie qua, insomma, dove pullula appunto di una ricchezza sfrenata. E insomma è un posto un po' particolare, perché comunque noi veniamo da downtown quasi, quindi qua ci si trova ovviamente in un posto completamente diverso, quindi con dei ritmi di vita diversi, ci sono più spazi, cioè ovviamente non c'è traffico, non c'è il casino della città, nonostante comunque siamo praticamente la metropolitana, abbiamo una fermata della metropolitana praticamente sotto casa, cioè c'è un gate dietro che praticamente entra dentro la stazione della metro, quindi è super conveniente. Qua sotto comunque c'è il drop off e il pick up dei taxi. Insomma, tra l'altro io non gioco a golf perché comunque ho qua il campo da tennis privato, ma lì fuori c'è un country club con un parco enorme per chi gioca a golf, magari nei prossimi anni, quando comincerò a diventare ancora più vecchio di quello che sto già diventando adesso. Al momento non mi interessa giocare a golf, però è una cosa che mi piace anche da guardare, insomma, una cosa. Qua tra l'altro ci sono delle zone vaste, delle colline dove sono veramente bellissimo. Abbiamo praticamente la vista mare, ma non dal lato dove siamo noi, da questo lato qua. Adesso sono troppo basso, ma comunque vi faccio vedere come si gira qua. Praticamente dietro quegli alberi lì, se tu sei tra quei piani alti, insomma, si vede già il mare. Niente, io mi accontento comunque della vista di dietro, che male comunque non è. Poi tra l'altro, ragazzi, questo è il posto, quindi un posto assolutamente niente male, mi piace molto, un posto tranquillo, molto insomma, per persone che comunque vengono qua, sono persone che sicuramente vogliono godersi un po' la vita. Ovviamente non ci sono comodità che possono esserci in centro, però ragazzi, chi se ne frega, alla fine comunque ordiniamo sempre tutto dal telefonino, quindi si ordina tutto online. Comunque a distanza di 5 minuti a piedi praticamente si arriva, c'è un piccolo mall dove c'è anche lì tutta una serie di ristorantini carini per andare a mangiare. Non mi posso lamentare, sono vicinissimo a una zona molto molto bella che comunque vado sempre in bici, sono vicino al mio amico dove vado a giocare a tennis quando comunque non veniamo qua. Non posso di certo lamentarmi, qua abbiamo una palestra, ripeto, piscina, jacuzzi, abbiamo il campo da tennis privato, eccetera. Cos'altro dirvi? Niente, dalla prossima settimana riprendiamo, sono operativo. Sto giusto finendo di fare un po' di piccolo allestimento, oggi siamo andati a fare un po' di spesuccio, a comprare un po' di cose, e volevo trovare un bonsai, mi piacciono moltissimo le piante, ragazzi, è una cosa che non sapete, infatti uno dei miei primi corsi avevo fatto comunque una pianta di soldi, ovviamente facendo nell'immaginario la pianta grassa, che praticamente è simbolo della ricchezza qua in Asia, e la pianta con le banconote a forma di dollaro, insomma. E ovviamente lì subito i fenomeni di turno, i soldi non crescono nelle piante, eccetera eccetera. Ovviamente, ragazzi, parliamo sempre di un banner, parliamo sempre di un logo, sono cose che comunque a me fanno ridere, soprattutto fanno ancora più ridere le persone che comunque vedono queste cose qua e subito ne fanno poi uso per far polemica, no? Comunque abbiamo preso un po' di cosine, ragazzi, non so voi, però quando vi dovete addobbare, come si dice, un ufficio, una casa, sono cose comunque che richiede tempo, richiedono anche sforzi economici non indifferenti. Guarda, non sto qua a raccontarvi di quanto abbiamo speso, sia per comunque spostarci in un posto come questo, sia comunque per adesso tra mobili,
cose che comunque sempre vanno aggiunte, cose da comprare, cose che si rompono, cioè, ci vogliono un sacco di soldi. Tra l'altro, ripeto, è una sistemazione comunque, ripeto, provvisoria, perché c'è comunque, ragazzi, un'altra zona ancora che mi piacerebbe ancora di più da andare a vivere, che è una piccola, praticamente una piccola isola di Singapore collegata con un ponte, però ragazzi parliamo già di affitti che superano sicuramente i 3.500, parliamo di 4.000-5.000 euro al mese. Al momento io non posso permettermi ovviamente di spendere delle cifre del genere, soprattutto per avere praticamente la stessa gli stessi metri quadri di qua. Cambia solamente che sei praticamente in una isoletta con la vista mare. Già qua paghiamo sui 3.000 tra una cosa e l'altra di spese e tutto, mantenimento di affitti, le facility, tutte queste cose qui, ragazzi, ovviamente si pagano e non sono di certo gratis. Quindi un passo alla volta e poi riusciamo comunque a... Vediamo intanto, comunque ci siamo messi qua. Ripeto, ci sono oltre 20 scatole da un metro, praticamente un metro per un metro, di dimensione, che abbiamo dovuto far spostare. E ovviamente, sai, un conto quando te li portano comunque in casa, poi bisogna aprirli, mettere tutto, sistemare tutto. È una cosa che ieri e oggi e l'altro ieri ovviamente ci siamo dedicati a questo. Comunque da domani, insomma lunedì, siamo definitivamente operativi. Tra l'altro ricomincio comunque le sessioni, le Zoom private con alcuni di voi che comunque ci stanno contattando, tra l'altro i collaboratori in Italia, sia Yuri, insomma la Giulia, sono operativi, quindi avete ogni giorno, fate chiamate, il numero verde rimane sempre, è rimasto sempre funzionante, quindi tra l'altro lavorano costantemente, riceviamo costantemente chiamate. Anch'io in questi giorni qua comunque sono stato contattato da vari collaboratori, dalla Giulia soprattutto in Italia, per quanto riguarda il fissare poi quelli che sono gli appuntamenti della prossima settimana. Fatemi mettere un po' di luce. Come si fa? Non si fa. Allora, la luce. Vediamo un po' la luce. Oh, ok, l'ho messa. Dicevo, praticamente la prossima settimana ricominciamo. Siamo pieni di sessioni Zoom, sessioni private. In pratica, come funziona? Chiamate o vi guardate comunque il webinar, che ripeto è stato rifatto di punto in bianco ormai da due settimane circa. Nel webinar ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda sia la parte formativa, quindi la parte di Orient Express, sia poi la proposta, chiamiamola così, quella di iniziare a vendere prodotti fisici made in Italy qua da con base a Singapore. Quindi abbiamo un'offerta lancio dove voi ci mandate i prodotti e noi comunque ci occupiamo attraverso il nostro magazzino, il warehouse, delle vendite. Quindi seguiamo personalmente le vendite. Adesso a gennaio uscirà anche un nostro marketplace, quindi un sito e-commerce dove praticamente faremo anche pubblicità. Tra l'altro, chi già adesso sta entrando e siete già in parecchi, avrà comunque una pubblicità gratuita di riflesso, che male non fa, insomma, che noi spingeremo il nostro marketplace con i vostri prodotti, quindi ovviamente chi è dentro avrà molte più vendite di chi ovviamente è fuori. In più ci appoggiamo ai marketplace comunque che ci sono qua, Shopee, Lazada, Qoo10, eccetera, in base ai vostri prodotti, e quindi con quello già facciamo una serie di vendite in organico. Ripeto, prodotti italiani, ragazzi, stanno andando a ruba. Anche noi stiamo comprando un sacco di roba adesso che è il frigo praticamente vuoto di nuovo, quindi panettone, prodotti italiani, robe, insomma di chi più ne ha, chi più ne metta, e hanno dei prezzi, ragazzi, nei stessi supermercati dei prezzi allucinanti. Online si trova molto molto di più, quindi sono costantemente, sto guardando la diffusione di questi prodotti nuovi che stanno arrivando. La cosa che sto facendo io adesso, non voglio dirvi troppe cose, soprattutto in live, perché comunque non voglio mettere sia troppa carne a fuoco, sia dare troppe informazioni. Comunque
se siete interessati, ripeto, non sto qua a fare hype, venite, prendete un appuntamento, avete comunque un prodotto da voler distribuire in Asia, vi possiamo garantire le vendite sia in organico sia attraverso il nostro marketplace. Se non avete un prodotto, comunque contattateci lo stesso, perché abbiamo comunque diversi, come si dice, rivenditori, diversi fornitori, produttori italiani che sono ben contenti di avere un dropshipper, o fare comunque avere un tramite in italiano che possa appunto mandarci il prodotto direttamente a noi. Quindi non vi preoccupate se non siete voi stessi produttori, o se comunque volete insomma fare un business serio con possibilità di fare dindini, ragazzi, oggigiorno qua in Asia, ripeto, con prodotti occidentali si fanno i soldi nelle vendite, e se sono proprio vendite online si fanno i soldi ancora più in fretta, direi. Quindi non c'è molto da pensarci. Investimenti, comunque, ragazzi, business senza investimenti non ne conosco, ovvero li conosco ma non sono business che comunque vi possono dare un'entrata seria. L'investimento che comunque dovete affrontare, in primis sono comunque lo shipping, insomma, lo shipping è quello che poi vi influisce. Adesso, a proposito di shipping, cosa sarebbe quello shipping? Sarebbe portare uno stock di prodotti, o far portare uno stock di prodotti dall'Italia praticamente qua a noi, ai nostri magazzini. Quindi poi ripeto, non dovete poi essere esperti di computer né di e-commerce, perché li vendiamo poi noi. Cosa facciamo? Abbiamo adesso con Belinda, che comunque, ripeto, lavora, molti di voi lo sanno, lavora comunque in una delle società più grosse al mondo, si chiama Evergreen e si occupa di, appunto, di shipping. Con un suo dipartimento riusciamo a seguirvi e a darvi praticamente tutto quello che vi interessa per portare appunto i prodotti dall'Italia a qua a Singapore. Quindi abbiamo abbiamo aperto praticamente un canale di collegamento privato, tra l'altro, che, scusate ma arrivano messaggi, un canale praticamente conveniente e soprattutto per voi che non spedite ovviamente numeri da supermercato, stiamo parlando comunque di prodotti in quantità limitata. E ripeto, a parte, ragazzi, la DHL, le poste italiane, insomma, teniamoci chiaro, non c'è nessuno che comunque vi offre un servizio del genere, altrimenti bisogna comunque, ripeto, andare a spedire prodotti di quantità molto più grossa. Adesso, anche per quantità limitate, abbiamo comunque un collegamento preferenziale, abbiamo comunque un gancio, riusciamo a farvi avere un preventivo, una quotazione nell'arco di praticamente manco di un giorno, una quotazione precisa di quanto comunque andrete a spendere di shipping, quindi di spedizione dall'Italia a qua a Singapore. Ovviamente questo non vuol dire che noi ci occupiamo di shipping come, diciamo, come main business, quindi non chiamate il numero verde, non chiamate i miei venditori, i miei collaboratori, per farvi fare dei preventivi di shipping. Noi i preventivi, insomma, li facciamo in Zoom, perché comunque sono comunque dei preventivi vantaggiosi, che ovviamente nessuno, tra l'altro, vi vieta di rivolgervi a terze parti, a partner. Comunque abbiamo anche dei partner italiani, però fate una cosa, se chiamate per sapere quanto appunto dovete spendere di spedizione, lo fate quando avete già le idee chiare su uno cosa volete spedire, oppure avete già comunque accettato le nostre condizioni. Ovviamente noi abbiamo delle condizioni, altrimenti si lavora a gratis, signori, che sono quelle di pagare una quota fissa per comunque entrare a far parte dell'export to Singapore, quindi di avere i prodotti nel nostro marketplace, in più nei marketplace come abbiamo visto asiatici, dove comunque avete le vendite in organico. Quindi ci da pagare una piccola fee e una quota mensile, che è quella poi per il mantenimento dei prodotti nel magazzino. Ripeto, se avete esperienza con Amazon FBA, quindi vendendo su Amazon, quello che noi abbiamo creato, sia a livello di offerta, sia a livello comunque di business, è molto più competitivo rispetto a fare Amazon. Ve lo dice uno che comunque ha ancora l'account seller su Amazon FBA in America. Quindi per far questo, ovviamente, richiedeva questo tassello mancante della spedizione, quindi adesso abbiamo anche questo collegamento nostro, in pratica, con l'Italia e Singapore per quanto riguarda le spedizioni, e siamo
diciamo, sono contento su questo lato qua, perché riusciamo a garantirvi sia una tracciabilità comunque dei pacchi, un servizio comunque professionale, ragazzi, e soprattutto dei prezzi che sono molto competitivi. Io sfido chiunque in Italia ad avere comunque i prezzi che abbiamo noi, uno. Numero due, come tempi anche di consegna, anche tempi di... Non ci sono praticamente... Non c'è storia, nel senso che in Italia, purtroppo, mi duole dirlo, c'è una scarsa, come dire, operatività anche nello shipping. E purtroppo non c'è velocità nel creare... è tutto molto confusionario anche lì. Nel senso, ci sono comunque ovviamente agenzie marittime in gamba, però funziona molto nel fatto che se siete comunque grande distributore o se siete dei grossi brand, ovviamente vi tratto in un certo modo. Se siete dei piccoli brand o se state cominciando ad avere comunque un import-export con un paese, parliamo di un altro continente come l'Asia, comunque non si può, non ci si può al momento affidare a delle agenzie marittime serie. Quindi su quello, anche perché, ripeto, provate, chiedete, documentatevi, ma sono comunque molto molto lenti, molto confusi, non vi danno comunque le informazioni chiare, c'è sempre proprio qualche cosa in più da pagare, c'è sempre qualche menata. Noi su questo ci ha lavorato tantissimo, abbiamo comunque creato quello che vuole essere un prodotto unico, come piace fare le cose a me, in maniera semplice, chiara, lineare, dove comunque riusciamo a seguire addirittura l'espedizione, addirittura viene comunque il corriere sotto casa a prendere i prodotti. Quindi ragazzi, per saperne di più, ripeto, se volete comunque fare questo business, non è un gioco ragazzi, non si tratta di giocare, se volete comunque appoggiarvi a noi per quanto riguarda le vendite in Asia di un qualunque prodotto, che sia comunque, ripeto, occidentale, made in Italy, no, non cinesate ragazzi, e chiamate comunque il numero verde 870-8235. Guardatevi il webinar di Orient Express, che male non vi fa, comunque capite l'importanza, capite comunque di che numeri stiamo parlando per quanto riguarda la vendita qua in Asia. E dopodiché, ripeto, avevamo ancora queste difficoltà per quanto riguarda organizzare lo shipping. Adesso da gennaio comunque siamo operativi, siete già in tanti, in diversi, che comunque da gennaio ci manderanno i primi stock di prodotti. Quindi non vi resta altro che, uno, augurarmi qua come si dice quando si cambia uno cambio casa, gli auguri, augurarmi un buon pernottamento, non lo so nemmeno io, e due ragazzi, nuovo anno, si faranno soldi insieme. Il mio obiettivo sarà quello lì, comunque oltre a, comunque alla Francesco Academy, di seguire i business, quindi di portare la gente che comunque si è formata attraverso me, la persona che comunque vogliono approfittarsi delle vendite che si possono fare oggigiorno con il Made in Italy, e di portare, di seguire i vostri business qua in Asia. Ci metterò la faccia, come sto facendo tuttora, e ho investito anche tanti soldi, perché comunque ragazzi non stiamo parlando di 2 lire per avere anche le licenze di importare, di esportare prodotti, di rivenderli. E adesso dal prossimo anno vi svelo anche questa chicca, tanto comunque alla fine nessuno può copiare quello che stiamo facendo. Avremo anche comunque la possibilità di importare anche alcolici, anche vini, quindi anche lì si aprirà un'altra enorme nicchia in Italia. E non vi lascio immaginare, parlando comunque di prodotti, di vini italiani, quante possibilità ci sono di fare soldi. Ripeto, chi comunque è stato a Singapore, ma anche in altre parti dell'Asia, sa benissimo che una bottiglia di vino che può costare magari 10 euro in Italia, qua meno di 50 euro non si trova. Quindi ragazzi, non voglio annoiarvi con questi discorsi qua, però ripeto, le possibilità di far soldi ci sono, se vi date un pochettino una svegliata e riuscite a capire che ormai il mondo è globalizzato, quello che potete fare in Italia lo potete fare anche qua, e certe cose, ripeto, funzionano meglio qua che in Italia. E quindi insomma, continuate a seguire quello che vi dice sottoscritto, che un po' di esperienza ce l'ha, un po' di esperienza se la sta anche facendo sulla propria ossa.
cominciate a, a capire un po' come funziona il mondo, uscite un po' fuori da, dal vostro ghetto, un po' dal vostro, come dire, dal, dalle vostre quattro mura di casa, perché al di fuori della vostra casa, del vostro quartiere, ragazzi, fuori c'è, c'è comunque un mondo che, bene o male, è comunque diverso rispetto all'Italia, in un mondo in cui comunque, ragazzi, lasciatemelo dire, si vive decisamente meglio qua, non vi lascio immaginare, che in Italia, non perché, perché ci sia questa piscina alle mie spalle, ma perché, ragazzi, c'è una qualità di vita che è pazzesca comunque qua a Singapore, inimmaginabile, e insomma una velocità anche che non si può raggiungere, soprattutto quando sento parlare comunque di Milano, di questi posti qui, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, quello che qua arriva oggi è già superato, e quello che comunque qua arriva oggi arriverà in Italia fra 2 anni, quindi non c'è proprio, praticamente non c'è paragone. Ripeto, Singapore è comunque un posto che è, tra virgolette, al di fuori del mondo per come è fatta, per come si vive e per le persone che comunque ci sono, a parte la quantità di ricchi, il paese con più ricchi al mondo per dimensione, quindi la maggior parte dei ricchi, la maggior parte delle persone ricche che risiedono nello stesso posto risiedono a Singapore, e in più comunque parliamo di un posto dove chi viene qua, gli stessi expat, come si dice, italiani o persone che comunque arrivano dall'America o dall'Europa a lavorare nelle varie aziende, comunque sono tutte persone, dovrebbero essere tutte persone di talento, quindi altrimenti non possono rimanere a Singapore. Quindi, ragazzi, questo fa sì ovviamente di tenere questa bolla, di tenere questa situazione qua, questo ecosistema, chiamiamolo così, fatto di fatto in una certa maniera. Comunque, tralasciamo questo discorso qua, e adesso da appunto lunedì della prossima settimana riceverete l'accesso ai corsi, chi non l'ha ancora ricevuto, ci saranno comunque le lezioni nuove, e cos'altro dirvi? Abbiamo aperto le varie sessioni di Zoom, quindi dovete comunque contattare il numero italiano, o comunque entrare attraverso il web. Non state a scrivermi messaggi a me, perché comunque non ho, adesso ho appena ricevuto internet, c'è un casino tra, adesso abbiamo comunque due computer, insomma un casino, quindi non ho neanche tempo di rispondere ai messaggi. Poi ci sono comunque 7 ore di fuso orario fino a marzo. Chiamate comunque i collaboratori, che comunque sanno tutto, noi ci sentiamo in contatto più volte al giorno con loro e vi possono dare tutte le informazioni che volete, anche se avete delle idee vi possiamo già dire subito se funzionano o meno. Quindi, ragazzi, le possibilità ci sono, ripeto, ci vuole un po' di buona volontà, ci vuole, non dico soldi, perché, ragazzi, se non avete 500 euro per aprire un business, vuol dire che non potete fare questo, non potete diventare, come dire, non potete fare niente, perché per fare, come dire, per fare gli imprenditori bisogna comunque ovviamente fare sacrifici, cioè avere un po' di invettiva, avere un po' di malizia, anche avere un piccolo capitale. Qua si parla comunque di fare un investimento minimo di 500 euro, e per il resto, se non avete neanche quelli, ragazzi, potete lavorate per noi, comunque vi prendete la vostra percentuale di soldi e cominciate praticamente così. Quindi adesso, stasera abbiamo preso delle, perché qua abbiamo un forno qua che prima non ce l'avevo. Sapete, in Asia non si usa cucinare molto a casa, non ci sono cucine come ci sono in Italia, questa è una cosa che magari vi lascio a voi il trono di avere le belle cucine. Comunque abbiamo una cucina bellina, una bella vetrata, eccetera, però abbiamo il forno questa volta. Abbiamo preso le pizze surgelate, ragazzi, dai buitoni, pagate 10, sono praticamente 7, 8 dollari l'una, sono 15, circa 10 euro due pizze, in pratica surgelate da buitoni, che proveremo stasera con il nuovo forno. Se non mi sentite per 2 giorni, vuol dire che qua è andato tutto in fumo. C'è tra l'altro una pizzeria buona qua nella via, poi vi porterò, comunque adesso sta ancora piovendo, sono, Dio santo, volevo fare un giro,
Vi porterò che c'è una pizza, si chiama The Naughty Chef, The Naughty, Naughty come lo chef cattivo, lo chef antipatico, ed è una pizzeria italiana, tra l'altro buonina, buonina, non è l'ho già provata due volte, non è la mia pizza preferita, la pizza buona l'ho mangiata un po' di tempo fa da un'altra zona di Singapore, ho messo anche delle storie su Instagram. Comunque, a parte la pizza, domani abbiamo ancora da fare le ultime cosine a casa e lunedì riprendiamo appunto sia con le live, cercherò di far palestra ragazzi, farò un po' di palestra, quindi faccio anche la live dalla palestra, questa qua sopra, ripeto, e cos'altro, e niente, poi comunque il mio mattino, la mia mattino appunto, no scusate, il vostro mattino, che poi sarebbe il mio pomeriggio, faremo poi delle sessioni di Zoom praticamente con voi, quindi mattino mio farò magari qualche video dalla palestra, qualche cosa vi manderò poi a tutti quanti, ci saranno poi le lezioni, non l'abbiamo detto, il pomeriggio ci saranno le sessioni di Zoom con ovviamente chi vuole avere maggiori informazioni, chi comunque si sta prenotando un posto per spedirci i prodotti da gennaio, quindi mandiamo poi tutte le cose interessanti da sapere. Ripeto, questo è un business e poi chiudiamo win to win, cioè voi guadagnate soldi, io mi guadagno soldi se voi guadagnate soldi, quindi ragazzi non è tutto, non è campato in aria, ci sono comunque, c'è anni di studio e di esperienze di lavoro, di permessi che ci vogliono per farlo, quindi non sono cose campate in aria. Tra l'altro vi dico queste cose perché tanto, ragazzi, anche se qualcuno ci sta provando, anche qualcuno adesso sta iniziando a fare un po' di advertising sul vendere in Asia, su esportare in Asia, ma ragazzi non ce n'è, nel senso che quando comunque ti esponi come quello che stiamo facendo noi, con un business rodato, collaudato, un'esperienza ormai sull'e-commerce di qualche anno, con risultati, ragazzi, non si può comunque. Poi comunque abbiamo anche diciamo una discreta ormai come si dice, potenza di fuoco nel fare comunque pubblicità, tra l'altro non facciamo pubblicità, noi non facciamo, ci siamo posti sempre abbastanza come etici tra virgolette nel fare business, quindi non facciamo false speranze tra virgolette. Niente, questo comunque ragazzi, chiudo qui la live, vado su a vedere se la pizza è pronta, io vi saluto, vi aggiorno, poi da lunedì ci risentiamo, niente, alla prossima ragazzi, buone cose e buona serata, buona domenica, ciao!